Dopo un mese abbondante di digiuno, la Graphi Studio ritorna finalmente a vincere, una vittoria di misura però ampiamente meritata. Ma direi di sì, abbiamo giocato ad una sola porta e purtroppo c'è stato un solo gol, potevamo farne molti altri, non siamo state cattive, questo è quello che ho detto alle ragazze a fine primo tempo, bisogna essere più cattive sotto porta e cercare di chiudere immediatamente la gara. Ecco, le occasioni le avete avute anche nel primo tempo, ad esempio una anche clamorosa di Sofia Del Stabile, che ha purtroppo perso l'opportunità per tornare a segnare dopo un po' di tempo. È mancata forse appunto un pizzico anche di lucidità magari nell'ultimo passaggio, forse valeva anche per gli altri, il campo magari non vi ha avvantaggiato. Sì, un campo non in perfette condizioni, però insomma questo non è un alibi, è una scusante per insomma non fare gol. Bisogna essere più cattivi, non c'è niente da fare, anche contro il campo, contro l'avversario e contro quel pallone. Ecco, sì, di questa cosa qua tu ne parli già dall'inizio del campionato, però siccome non è una cosa che si acquista né via internet né al supermercato, non so se si può fare attraverso l'allenamento o attraverso l'esperienza. Solo ed esclusivamente allenandosi e pian piano anche acquisendo esperienza. Sono giovani e qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, insomma, impareranno e quando avranno acquisito anche questo sicuramente sarà una squadra difficile da battere. Ecco, un'altra cosa che ti volevo chiedere prima a livello di scelte è la scelta appunto di cominciare con Enè Bissoli appunto dall'inizio e poi la sostituzione un quarto d'ora dalla fine con Nicole Peressotti. Sì, io cambio ogni tanto, cambio per tenerle tutte allerta, esattamente, e ho sostituito Nenè solo e semplicemente perché era diffidata e quindi insomma volevo tenerla buona per la prossima partita. Senti, un'altra cosa che abbiamo notato, in 10 gli ultimi 7-8 minuti però la squadra ha continuato a giocare per cercare il secondo gol, non per difendersi. E questo è quello che facciamo anche in allenamento, tutte le partitine sono fatte per questo, si può anche rimanere in 10, insomma, quindi sono contenta degli ultimi minuti in cui comunque siamo andate a cercare il secondo gol o comunque abbiamo cercato di mantenere insomma il risultato. E di sabato prossimo con la Roma, una partita direi abbastanza pesante, soprattutto alla luce anche della bella vittoria delle giallorosse oggi col Mozzanica. Questa non lo sapevo. bene, insomma, vedremo, prepareremo questa settimana la partita. C'è da dire, scusa se ti interrompo, che non ci saranno altre squalificate e rientrerà Camporese, quindi questo è un buon segnale. Esattamente, quindi insomma rientra in gruppo Elisa e insomma mi ricordo bene quella partita dove abbiamo preso gol dopo penso 30 secondi. Esatto. Io mi ricordo il dopo partita, che eri nera come la pece. Sì. Penso se lo ricordino anche loro, quindi vedremo di preparare al meglio la gara e poi insomma il campo deciderà. Senti, un po' di apprensione per finire per Maria Zuliani, che ha preso un colpo dalla panchina, le prime impressioni? Ma adesso valuteremo, penso torneremo a Udine e andremo sicuramente in pronto soccorso a vedere che cosa succede. Un colpo all'occhio e vediamo. Bisogna fare delle valutazioni. Assolutamente sì.